Italia. Andra e Tatiana Bucci. Sono molto emozionate e noi più di voi. Andra e Tatiana Bucci sono due sorelle. Sopravvissute fra quelli che sono noti come i bambini di Auschwitz. Accomodatevi. Adesso facciamo così, parliamo del libro un attimo, va così. Allora, il 15 gennaio è uscito per Mondadori Noi bambini ad Auschwitz, Andra e Tatiana Bucci. È una storia difficile da raccontare, difficile da leggere, difficile parlarne in televisione. E la percorreremo per sommi capi. Quando Auschwitz è stata liberata, hanno trovato 52 bambini, mi pare, no? Sì, tra i 45 e i 50. Tra i 45 e i 50. Bambini sotto i 10 anni. Bambini sotto i 10 anni, voi siete state deportate quando avevate? 6 e 4. Io 6, Andra 4. Andra aveva 4 anni e appunto Tatiana 6. Sono quelle bambine lì, sulla copertina. È la prima volta che noi in questo programma, in questi anni, ci occupiamo sempre della Shoah. Abbiamo invece la testimonianza di due bambine, il cui ricordo è un ricordo da bambine. Bambine. Da bambine, quindi è un ricordo inedito. E anche, immagino, se mi permette, ce lo siamo detti prima, no? È proprio un ricordo fatto, tratteggiato dai bambini, come fa un bambino, cioè che ha delle immagini. Vi ricordate bene alcune cose, per esempio il freddo di Auschwitz? Solo il freddo ricordiamo, veramente, perché lì abbiamo trascorso, siamo arrivate ad Auschwitz che era il 4 aprile, 4 del 4 del 44, quindi si avvicinava la primavera e avremmo trascorso un'estate, in estate fa caldo anche in Polonia, ma stranamente noi ci ricordiamo, come la maggior parte di tutti i sopravvissuti, il freddo, la neve. E solo quello. Andra e Tatiana sono di Fiume. E la deportazione avvenne, anche lì i ricordi ci sono di quella sera quando vennero a prendervi. E sono ricordi piuttosto forti. È proprio, io posso dire che la memoria mi si apre proprio col giorno dell'arresto. Perché ricordiamo bene proprio tutte e due, la mamma che entra in camera senza dirci niente, ci veste, entriamo nel soggiorno, c'è tanta confusione in casa, e questo l'abbiamo saputo dopo, sono venuti sia i tedeschi che i fascisti ad arrestarci. E portano via voi, la mamma? La mamma, la nonna, zia Yossi, zia Gisella, Sergio che era venuto... Il vostro cuginetto? Sergio. Cuginetto Sergio e la Sonia. Sonia. Eravamo in 8 a casa in quel momento, perché altri 5 si erano nascosti nel Vicentino. Nel Vicentino, ma anche lì poi furono presi. Perché furono presi molto, molto tardi. Ci fu una spiata poi. Sì, anche noi. Anche voi foste venduti in qualche modo. Sì, anche noi siamo stati, c'è stato uno che ci ha denunciato, praticamente ha denunciato tutto a Fiume, era uno che lavorava... E in sinagoga e quindi conosceva tutta la comunità ebraica di Fiume. Le cose a Fiume come nel resto d'Italia cambiarono nel 38, no? Quando vennero promulgate le leggi razziali. Io mi sono fatto fare dai miei colleghi della redazione, dei miei autori, un elenco breve di alcune proibizioni che erano previste in quelle leggi, alcune norme che erano previste in quelle leggi. In quei giorni, tra l'altro, i giornali discutevano sull'applicabilità delle leggi, discutevano di questioni tecniche, senza entrare nel merito della vergogna che era stata inventata. Gli ebrei non potevano possedere brevetti di pilota, non potevano lavorare nell'industria alberghiera, né nel settore dello spettacolo. Non potevano essere giornalisti, notai, portinai, ambulanti, fotografi, piazzisti, ottici. Non potevano vendere oggetti preziosi o articoli per bambini, né carburo di calcio, né carte da gioco, né oggetti sacri.
non potevano possedere terreni, immobili, avere la licenza di pesca, non potevano andare in villeggiatura in località marine o montane. I loro nomi sono stati cancellati dagli elenchi telefonici e non potevano allevare colombi viaggiatori. Quest'ultima proibizione, peraltro, è stata cancellata nel 2008. La domanda è sempre quella parola che la senatrice Liliana Segre, a cui mando l'abbraccio più affettuoso che si possa immaginare, ha fatto scrivere nel memoriale della Shoah a Milano: indifferenza. Com'è possibile che tutto ciò sia stato possibile, che sia avvenuto sotto gli occhi di tutti? Ma non credo che c'era tanta differenza, sì, verso di noi, perché quando guardo questa fotografia, Piazza dell'Unità a Trieste, erano indifferenti verso di noi, però ammiravano il Duce. Certo, c'era consenso. Certo. I bambini ad Auschwitz erano pressoché condannati. Perché voi due vi siete salvate? Anche qui una bella domanda. Il perché siamo stati salvati? Intanto nella prima selezione siamo state salvate perché eravamo molto simili e Mengele ci ha scambiato per gemelle. Spieghiamo. Mengele era un medico assassino che faceva esperimenti soprattutto sui bambini, gemelli, in particolare sui gemelli, quindi vi hanno scambiato per gemelle. Guardate, eccole qua, queste sono le fotografie di come eravate. E quello è il giorno del mio 6° compleanno, io sono con i capelli corti e Andra 4. Ed effettivamente eravate molto simili, quindi scambiandovi per gemelle hanno pensato che poteste essere utili per esperimenti. Per esperimenti. Poi invece da documenti che sono stati trovati nell'archivio di Auschwitz, a noi è stato fatto soltanto, si sono fermati a dei prelievi di sangue, perché non si sa, ma comunque sembra che, visto che una Blokova si era affezionata a noi. La Blokova erano le responsabili delle, certo, dei blocchi, dei baracchi, dei baracchi. E le Blokova avevano potere di vita o di morte. Sì, no, ma avevano potere di scegliere i bambini quando Mengele li chiedeva. E quindi non sceglieva noi, ma sceglieva qualche altro bambino. La mamma? La mamma non c'era. La mamma, è stata separate. Siamo state separate, diciamo, quasi subito all'arrivo, dopo il tatuaggio, quando siamo usciti da quella che era chiamata la sauna dove venivamo immatricolati. La mamma si è tatuata prima di voi, dite, perché probabilmente voleva, sì, per tutte le madri, proteggervi e capire se certo, si sentiva dolore. Certamente. Anche certamente, in quella circostanza. Certo. La nonna? La nonna andò al gas subito, assieme alla zia Sonia. E adesso non so perché, la nonna Bossi era anziana, ma era molto più giovane di quello che siamo noi adesso. E la zia Sonia forse non volle lasciarla sola e andò con lei, ma andò al gas subito. Ma questa è una cosa che noi abbiamo saputo veramente molto molto dopo. Mamma forse l'ha saputa subito dopo, perché in genere andavano al gas i vecchi, quelli che non erano abili al lavoro, e i bambini. Noi ci siamo scampati a questo. La mamma cercò però di venirvi a trovare di tanto in tanto, non si sa come, ma riuscì ogni tanto a venire a trovarvi. Certo. E voi avete un senso di colpa costante ancora adesso, perché dite, noi, la mamma era talmente mal ridotta, era talmente magra, senza i capelli, che ne avevate paura. Sì, perché non era più la nostra mamma, non aveva le fattezze. Sì, non aveva più i capelli, era magrissima. Mamma è sempre stata molto attenta al vestire, quindi era sempre stata elegante. E lì non esisteva assolutamente, ma quello che era proprio impressionante, dimagrì con una velocità incredibile, e cambiò, non era più lei. Cosa facevano i bambini ad Auschwitz? Come passavano le giornate? Incredibilmente giocando. Giocavate? Giocavamo con quel poco di cose che si trovavano lì per terra, forse sassolini, un po' di terra, e d'inverno quando c'era la neve facevamo battaglie di palle di neve. Perché voi dite, bambini, a un certo punto abbiamo pensato anche che fosse normale, che fosse la condizione normale di un ebreo quella di essere trattato, sì, perché così. Noi abbiamo capito lì che eravamo ebrei, prima non lo sapevamo, certo, di essere ebrei, e l'abbiamo sentito sicuramente dalle Blokove, che la maggior parte di noi era ebrea,
E allora ci siamo dette, questo vuol dire che, essendo ebrei, questa è la vita che noi dobbiamo avere. Tra l'altro, semplicemente questo. Tra l'altro vostro padre vi aveva fatto battezzare sperando di potervi salvare in questo modo. Lui, sì, anche lui era mamma, anche mamma. Era nato a Fiume, papà, a Fiume. Anche lui, sì. La mamma si era fatta battezzare perché sperava che così saremmo riuscite a scampare all'arresto, però questo non servì a niente, ecco. Voi dite che a un certo punto, Andra, succedeva che nelle baracche arrivava questo camice bianco che sceglieva i bambini per gli esperimenti, insomma, per portarli via. Voi sì. avevate, nonostante così piccoli, la percezione che quella scelta significasse... Era pericolosa, perché i bambini che venivano scelti, che andavano via, non tornavano. Non tornavano più. No. E allora quando entrava noi ci nascondavamo. Senta. Ci si rendeva invisibili. Voglio far vedere ancora bene il libro. Allora. Io credo che questa sera possiamo anche parlare di Sergio. E dobbiamo parlare di Sergio, noi non manchiamo mai di parlare di Sergio. Allora, la storia è molto difficile, persino da sopportare. La storia è molto dura, sì. Ma ci proviamo. Questo cuginetto con voi ad Auschwitz, succede a un certo punto che questa Blokova, che vi aveva preso a benvolere, vi dice, vi avverte, vi dice, bambines, e dice a voi, a tutti. No, a voi. A noi. Se vi dovessero chiedere, volete rivedere la mamma, dite... No, non muovetevi, non fate un passo avanti. Sì, esattamente così. Quindi questa Blokova che vi ha preso a benvolere vi dà questa informazione. E invece successe che... Che noi lo raccontiamo, lo diciamo anche a Sergio. Il vostro cugino. Nostro Quanti cugino. Anni aveva? No. Sei anni. Anche lui 6 anni. No, oramai avevamo sette. Compiuto 7 nel frattempo. 7 anni nel frattempo, perché... era passato sì, il tempo. Sì, era passato il Quindi tempo. Quindi gli dite, Sergio, non dire sì. Noi cerchiamo di... convincerlo, di dire non fare il passo avanti. Non fare il passo avanti. Invece quella domanda venne fatta. Viene fatta. Chi vuole vedere la propria mamma? E 20 bambini, fra cui Sergio, fecero il passo avanti. Sì. Salutarono festosi. Felici. Sì. Sicuri di andare incontro alla mamma, invece andavano incontro alla morte. Che cosa è successo? È successo che furono sperimentati da un medico, pseudo medico, perché non avevano neanche il diritto di chiamarsi tale, nel campo di concentramento di Neuengamme. Questa persona aveva chiesto i 20 bambini a Mengele. Quindi Mengele manda 20 bambini da Auschwitz? 10 maschi e 10 femmine. In questo altro campo di concentramento. Per le sperimentazioni sul bacillo della tubercolosi e le ghiandole linfatiche. Quindi cosa succede a Sergio? Succede che viene sperimentato con... Cioè gli viene iniettata la tubercolosi? Sì, viene iniettata senza anestesia, senza niente. Poi gli vengono asportate le... Vengono asportate le ghiandole a tutti questi bambini. Poi la guerra praticamente è quasi finita, gli americani sono alle porte. E che cosa ne hanno fatto di questi bambini? Li prendono, li portano in una scuola alla periferia, la scuola si chiama Bullenhuser Damm. Ad Amburgo, li portano nel sotterraneo di questa scuola e li stordiscono, poi li appendono a dei ganci di macellaio per farli morire, impiccati. E questa storia di questi 20 è terribile, questa bambini viene scoperta molto tempo dopo, negli anni 80, no? No, venne scoperta prima, noi l'abbiamo saputo negli anni 80, ma... Voi l'avete scoperta negli anni 80? No, sì, però venne scoperta molto prima da un giornalista tedesco, Günther Schwarberg si chiamava, che la portò appunto alla luce e cercò in tutti i modi di far condannare i colpevoli. In parte ci riuscì, purtroppo no. La zia, la mamma di Sergio, non ha mai accettato questa vita. Mamma di Sergio non ha mai accettato. Ha sempre voluto pensare che un bambino così bello sarebbe stato preso da qualcun altro, no? Sì, lei diceva sempre che era troppo bello e che lui era andato in Russia, qualcuno l'aveva preso ed era in Russia. Si costruì questa sì, verità. Ma un giorno lei mi raccontò, mi disse...
Un giorno qualcuno busserà alla porta, io aprirò e ci sarà Sergio.